Oggi parliamo di Gioia Tauro e parliamo di una nomina fatta a Gioia Tauro. Come voi sapete, Gioia Tauro, insomma, sono state messi in disoccupazione, diremmo così, centinaia di lavoratori, ed è stata creata un'agenzia che deve fare una sorta di selezione per riconvertire, ecco, professionalmente questo personale. Insomma, tutto questo è il frutto di un accordo dei sindacati con la regione, col governo. A un certo punto hanno dovuto fare la nomina, che sarà la figura che dovrà in qualche modo selezionare i lavoratori, insomma, occuparsi di questa agenzia che dovrà riconvertire questa manodopera. E a questa nomina è stata, a questa funzione è stata nominata la dottoressa Cinzia Nava, sembra su indicazione della Presidenza del Consiglio regionale e quant'altro. Ora, se l'agenzia è pronta, come ha detto il nostro Agostino Pantano in un articolo sulla vicenda, il curriculum di questa dottoressa Nava non ci sembra adeguato, almeno da quello che abbiamo potuto leggere rispetto alle caratteristiche richieste dal bando, non ci sembra che la dottoressa Nava abbia le competenze richieste. Ecco, può darsi pure che ci sbagliamo, ma l'unico curriculum pubblico che siamo riusciti a scovare è del 24 marzo e, diciamo, quella competenza in società di capitali non lo riscontriamo. Ecco, se dovesse essere rispondere al vero questa nostra sottolineatura, ancora una volta si manifesta un vecchio vizio calabrese che al vertice di alcune istituzioni importanti, in questo caso si tratta della riconversione di centinaia di lavoratori per dare corpo a un accordo che, per la verità, i lavoratori guardano con grande diffidenza, e non solo i lavoratori. Se questa pecca dovesse risultare al vero, ancora una volta, dicevamo, si manifesta il vecchio vizio calabrese, che alla testa di alcune funzioni non ci vanno i competenti e quelli che vengono scelti in base alla meritocrazia, ma ci vanno gli amici di o gli amici degli amici di. E questa è una delle malattie gravi di questa nostra regione.